Il Conservatorio di Palermo è uno dei conservatori più prestigiosi, più antichi e più belli d'Italia e dobbiamo dire che nonostante l'anno scorso sia stato un anno complicato a causa della pandemia, noi siamo riusciti a mantenere il conservatorio aperto per praticamente tutto l'anno, tranne il periodo del lockdown, e a mantenere la maggior parte delle attività in piena sicurezza. Dobbiamo dire che abbiamo rinnovato i protocolli di sicurezza per ogni DPCM e io devo ringraziare i docenti, gli studenti, il personale per aver mantenuto e rispettato i protocolli stessi. Le attività didattiche si sono mantenute in parte per via telematica, in parte in presenza, in sicurezza. Abbiamo comprato delle barriere in plexiglass che hanno consentito l'attività musicale e per quanto riguarda il rinnovo dei locali, abbiamo l'orgoglio delle nuove aule di percussione che sono state totalmente rinnovate al secondo piano. Tante cose sono state fatte, tante cose sono ancora da fare, saranno fatte nel prossimo anno. È in programmazione a breve il rinnovo dell'aula Ferrara che è già stata finanziata e abbiamo liberato i locali per un coffee bar di cui i ragazzi avevano richiesto più volte la presenza. Abbiamo finalmente, dopo tanti anni, rinnovato totalmente le caldaie del riscaldamento del conservatorio e a brevissimo ci allacceremo alla rete cittadina. Il conservatorio, ecco, è il luogo dove si studia musica, arte immateriale, dove memoria e futuro devono convivere insieme per progetti, progetti che noi realizziamo e che stiamo realizzando anche in questo periodo triste per tutti, in cui i teatri sono chiusi, le attività dal vivo sono quasi spente. Ma noi non ci fermiamo, insieme anche alle altre istituzioni, stiamo programmando tante, tante cose che potranno essere diffuse attraverso i social, attraverso il web, prendendo anche questa come opportunità per nuove creazioni, per nuove idee, per nuovi progetti. Il conservatorio è, come tutti sappiamo, un istituto di formazione musicale, di alta formazione musicale. Adesso lanceremo i nuovi corsi per giovanissimi tra gli 8 e i 13 anni, quindi una novità assoluta per l'Istituto di Palermo, che accoglierà quindi quella fascia di età che dopo la riforma del conservatorio è stata in un certo senso penalizzata. Quindi a partire dai corsi iniziali saliamo via via, scendiamo questa piramide formativa che attraversa i corsi propedeutici, dove si ci può iscrivere dai tra i 13 e i 18 anni, i trienni di primo livello, il biennio di secondo livello, per arrivare fino alla cuspide, il master di primo e secondo livello e speriamo presto anche il dottorato di ricerca. Collaborazioni con istituzioni di tutta la città, di tutta la regione e anche di tutta Europa. Ci possiamo vantare di avere una buona fama come istituto di formazione musicale, quindi le collaborazioni sono sempre state richieste a livello internazionale attraverso l'ufficio Erasmus, attraverso finanziamenti europei. Insomma, il conservatorio è vivo, vivissimo, aspetta per l'anno prossimo tanti nuovi studenti che vogliano intraprendere insieme a noi questa sfida di continuare a fare musica in un periodo del genere. La cosa più bella in un conservatorio di musica è quando le pareti dell'istituto non fanno altro che risuonare delle note che escono dagli strumenti dei suoi studenti, dei suoi insegnanti, degli orchestrali. Gli studenti durante lo scorso anno è stato uno dei più difficili che abbiamo mai vissuto. Con entusiasmo hanno trainato la ripartenza del conservatorio, infatti, grazie anche all'aiuto degli insegnanti che si sono dimostrati tutti completamente disponibili, abbiamo potuto ricominciare a fare le lezioni di strumento in presenza, che è un'altra delle cose più importanti per uno studente di conservatorio, perché
purtroppo quello che le lezioni in digitale ci tolgono è proprio la mancanza di un rapporto di vicinanza con il proprio insegnante e con il proprio strumento. Però fin da subito, da maggio, siamo riusciti a ripartire. Stiamo ricominciando nuovamente con grande entusiasmo. Non vediamo l'ora di tornare a suonare. Noi ci ritroviamo qui nell'atrio della Sala Ferrara, che è il luogo in cui solitamente hanno luogo i concerti del conservatorio, degli studenti e degli insegnanti, ma anche le prove dell'orchestra, che infatti anche le lezioni di direzione d'orchestra, che sono quelle più difficoltose perché prevedono l'utilizzo appunto di diversi orchestrali, possono avere nuovamente luogo in totale sicurezza. Gli studenti non vedono l'ora di ripartire e speriamo di rivedervi presto tra le mura del conservatorio e anche al di fuori, nelle sale da concerto di tutta la città.